prima cosa che dico è che noi di andare al mare non ci abbiamo proprio mai pensato. Noi fin da subito, dal momento dopo che abbiamo visto gli esiti delle elezioni, da gente di destra, come lo siamo sempre identificati, abbiamo detto noi partiamo subito spalla in resta per votare da senatore, per votare la coalizione che man mano sia anche costruita. Posso anche dire, permettetemi, che ieri sono stato molto contento alle 20 di aver chiuso un gran bel accordo con il gruppo anche di Paolo Scarpa, perché questo significa aver chiuso tutto il nostro cerchio. Adesso spetta a noi. Spetta a noi, quello che ha detto adesso Di Graziano, prendere la gente, portarla, riportarla, perché guardate che c'è nel votante di destra quel meccanismo in cui è difficile, è dura, e dobbiamo convincerli con le serate che abbiamo. Stasera mi pare che andiamo a Lugnano, poi domani andiamo a Lison, giovedì abbiamo Luca Zaia qui da noi. Quotidianamente con chiunque ci avvicina dobbiamo spronare, spingere ad andare al voto per cambiare l'identità di questa città. Permettetemi di dire che da 10 anni che combatto io queste figure politiche, non mi interessa neanche dire destra o sinistra. Io da uomo di destra non mi interessa neanche dire che voglio sconfiggere la sinistra, io voglio sconfiggere un apparato. Perché guardate che questo, vedo Giorgio che mi guarda e mi annuisce, questo è un apparato ben preciso, del quale Terenzi è solo l'ennesima figura messa lì. Se voi guardate anche i voti come sono stati distribuiti, Irina Drigo, guardate la giunta precedente, andate a vedervi i voti che ci sono, Villotta, Bellotto, Rett, guardate che ci sono dei meccanismi in politica che sono micidiali, e questi vogliono lo status quo di persone che si sono impossessate di un comune. Io cito anche Bertoncello, compresa la moglie, permettetemi di dirlo, come l'ho sempre detto, come ho denunciato in prefettura, che si comportano come fosse casa loro. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo sconfiggere. Quindi prendiamo per mano tutti quelli che ci stanno a fianco, ognuno di noi, perché dobbiamo essere, come dice Graziano, una percentuale. Quando noi vedremo che al voto ci sarà andata una determinata percentuale, secondo me la Teresa ha detto prima quello che accade, che accadrà, e cioè che ce la farete. Dobbiamo far sì che ci sia la gente al voto. Andiamo.